Salve, oggi siamo qui per tutorial di Century, meraviglie orientali. Andiamo a vedere subito i componenti. All'interno della scatola quindi troveremo tutti questi componenti. Qui abbiamo il regolamento per giocare con solo la seconda edizione, quindi il secondo capitolo di Century, e avremo anche un regolamento per unire il primo capitolo, quindi le carte di Century del primo capitolo, con la seconda edizione. Poi ci saranno le plance dei giocatori, dove andranno poi posizionati i vari avamposti, ognuno di ogni colore, e ogni colore avrà anche la pedina di movimento a forma di nave. Le quattro spezie presenti anche nel primo capitolo, le tessere per comporre il tabellone di gioco dei quattro tipi di spezie diversi. Poi abbiamo delle tessere solo create da mare e delle tessere porto, che poi nel tutorial spiegheremo a cosa serviranno. Queste più piccole sono le tessere missioni, che ci consentiranno di fare punti, e una tessera con una X che indicherà il porto chiuso, che spiegheremo più tardi. E infine abbiamo i vari segnalini che potremo prendere durante il corso del gioco, che ci daranno dei bonus. Andiamo quindi a creare il setup di gioco. Dopo aver creato il tabellone di gioco, aver distribuito ad ogni giocatore una plancia da gioco con gli avamposti posizionati su tutti gli spazi vuoti della propria plancia, è possibile cominciare il gioco. Ogni giocatore posizionerà la propria pedina su una tessera a sua scelta sul tabellone di gioco. Dopodiché verranno mischiate le tessere missione, creando una pila unica. Da questa pila verranno prelevate le prime quattro tessere e verranno posizionate nei quattro porti del tabellone. A questo punto si inserirà la tessera porto chiuso. Dovranno essere prese le prime 5 tessere della pila, mischiate con la tessera porto chiuso e rimesse in cima alla pila delle tessere. Dal primo giocatore, che è colui che ha sulla tessera, sulla propria plancia, questo fiorellino in senso orario, ogni giocatore sceglierà uno di questi quattro raggruppamenti di spezie iniziali. Il primo giocatore sceglierà questo raggruppamento. A questo punto andiamo a vedere come si svolgeranno i turni. Ogni giocatore ha la possibilità di eseguire diverse azioni. La prima, che è quella non obbligatoria ma comune per tutti quanti, è l'azione movimento. Ad esempio, vediamo il giocatore viola. Esegue un movimento, quindi da una tessera a una tessera adiacente. In questo caso il movimento è gratuito. Nel caso in cui il giocatore viola avesse voluto raggiungere questa tessera, avrebbe dovuto eseguire due passi. Facendo questa azione però avrebbe dovuto lasciare una spezia su ogni tessera in più oltrepassata, in questo caso solo questa. Arrivati a questo punto, il giocatore viola può decidere se eseguire l'azione mercato e quindi prelevare due spezie gialle dal deposito, o costruire un avamposto, o una volta costruito un avamposto nel turno successivo può sfruttare il bonus di questa tessera. In questo caso il giocatore viola decide di costruire un avamposto. Gli avamposti dovranno essere presi dalla riga corrispondente al colore della tessera, in questo caso quella gialla. È nuovamente il turno del giocatore viola.
che in questo caso tornerà indietro e si fermerà sulla tessera rossa. Fermandosi in una tessera con una spezia lasciata lì da qualcuno o anche da se stessi, questa spezia ritorna in mano al giocatore che si è fermato. A questo punto deciderà anche questa volta di costruire un avamposto. In questo caso l'avamposto viene preso dalla linea rossa, poiché la tessera è rossa. A questo punto il giocatore viola va ad eseguire la sua azione di movimento, dopodiché decide di posizionare un avamposto in questa tesserina. Ma vediamo che in questa tessera è già presente un avamposto. In questo caso, per poter posizionare il suo avamposto, il giocatore viola deve pagare una spezia per ogni avamposto presente su quella tessera. In questo modo il giocatore viola ha completato la prima colonna di avamposto, liberando quindi uno spazio per ogni spezia. Facendo così riceverà uno dei 5 segnalini presenti. Andrà a prendere il segnalino rosso, che ci consentirà di prendere una spezia rossa per ogni mercato che facciamo all'interno delle tessere. Andiamo a vedere gli altri segnalini, partendo da questo più in basso. Questo segnalino è semplicemente una tessera che ci consentirà di aumentare lo spazio del deposito della nostra plancia, regalandoci 3 posti in più per posizionare le nostre spezie. Questa tessera, che abbiamo già visto, ci consentirà in ogni fase mercato di prendere, oltre alle 2 gialle già di base, una tessera rossa in più, e ci consentirà a fine partita di ricevere un punto vittoria. La terza tessera è riferita al movimento. Ogni giocatore che possiede questa tessera potrà eseguire 2 passi, non più uno, 2 passi gratuiti, in maniera da spostarsi più velocemente senza dover pagare nessuna spezia. Questa tessera invece ci consegnerà 2 punti vittoria a fine partita, più per ogni avamposto che costruiremo da questo momento in poi ci darà la possibilità di far evolvere una spezia di livello 1. L'ultimo segnalino invece ci consegnerà solo dei punti vittoria a fine partita. Questi punti sono da 6 a 3, in modo che ogni giocatore potrà prenderne una, ma riceverà meno punti in base all'ordine di arrivo a questa tessera. Ora vedremo come ottenere le tessere missione dal porto. Vediamo che il giocatore viola è in possesso delle spezie necessarie per realizzare questo ordine. A questo punto il giocatore eseguirà il movimento all'interno del porto, pagando le spezie necessarie, quindi 2 rosse, una marrone e 2 gialle. Riceverà questa tesserina. A questo punto si estrarrà una tessera dalla pila delle tessere missioni. Vediamo che la tessera uscita è esattamente la tessera porto chiuso. Questa tessera, una volta posizionata sul tabellone di gioco, non uscirà più, ma andrà a riempire il buco lasciato dalle tessere missioni prese dai giocatori. In questo caso il giocatore nero si muove sulla tessera missione. Avendo la possibilità di eseguire quest'ordine, consegna le spezie necessarie e riceve questa tessera. La tessera porto chiuso si sposta da questo porto al porto appena svuotato, e dalla pila delle tessere missione ne verrà riposizionata un'altra sul porto precedentemente svuotato. Il gioco andrà avanti, come abbiamo visto precedentemente, fino a quando uno dei 4 giocatori non avrà 4 tessere missione a fianco della sua plancia. In questo caso gli altri giocatori avranno un ultimo turno, poiché il giocatore viola è il primo giocatore. Non appena tutti i giocatori avranno concluso il proprio turno, si andrà ad effettuare la conta dei punti, tenendo in considerazione vari aspetti. Innanzitutto conteremo le tessere che abbiamo ottenuto. In questo caso il giocatore viola ha ottenuto la tessera da 5 punti più la tessera del cubo rosso, che ci consente di prendere un punto a fine partita, e 6 punti. Più verranno contati tutti gli spazi vuoti che hanno un numero disegnato sopra di loro, lasciati dagli avamposti. In questo caso vediamo che il giocatore viola ha totalizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, più riceverà un punto per ogni spezia differente dal giallo, quindi il giallo non consente di ottenere nessun punto, il rosso ci consente di avere un punto.
a tutti questi punti andranno sommati i valori di tutte le tessere ottenute nell'arco del gioco. Andrà quindi a contare tutti i punti sommandoli tra loro per un totale di 68 punti. Ogni giocatore conterà i propri punteggi e il giocatore con più punti avrà vinto la partita. Eccoci qui, abbiamo quindi provato, questo è il gioco, noi lo abbiamo giocato e rigiocato, ci è piaciuto veramente tanto, addirittura ci è piaciuto di più del primo capitolo di Century. Sarà per la meccanica un po' più di movimento o comunque per l'innovazione delle costruzioni, degli avamposti, di tutto quanto, ci è piaciuto veramente tanto. Fino adesso non siamo riusciti a provarlo insieme alla prima e del primo capitolo di Century. Vogliamo provarlo, però siamo talmente affascinati da questa modalità di gioco che non riusciamo a mischiarlo con l'altro e quindi giochiamo sempre solo a questo. Il voto di Noi Rolling è stato un bel 8, chiaramente nella categoria di appartenenza di questa tipologia di gioco. E che dire, niente, se vi è piaciuto il video mettete un like, commentate, fateci sapere voi che ne pensate, se vi piace più questo capitolo piuttosto che il precedente, e niente, alla prossima. E allora arrivederci.